Benvenuti in Master and Servant, stiamo giocando con Firenze questa partita per divenire Toscana, poi Italia e poi chissà cosa. A che punto siamo? Siamo al punto che, vabbè, non mi ricordo più perché nel frattempo voi non lo percepirete probabilmente, ma ho cambiato processore, scheda video, scheda tutto. Quindi ho avuto uno stop non basso, in più mi sono ammalato, quindi se sentite la voce un po' bassa, purtroppo è ciò che mi ha mandato il cielo. Eravamo nel mentre di una guerra contro Genova. Genova che è alleata con gente e l'obiettivo è quello di far cadere appunto Genova e prendere il possibile. Nel frattempo abbiamo visto che il papato si è portato a casa l'Abruzzo, se non sbaglio, che era di Napoli fino a poco tempo fa. E quindi vediamo che fare. Allora, qua abbiamo... Stiamo già muovendo. Ok, stiamo già muovendo. Fermi tutti perché... Avendo cambiato processore, la mia velocità 5 ora è veramente velocità 5. Ok, è il momento delle elezioni. Possiamo prendere Piombante, cioè mantenere con il governo repubblicano con Piombante che guadagna 1-1-1. Buono. Oppure cambiare tutto. Io direi di mantenere Piombante. Poi avremo una rivolta a Sassari. E vediamo un po' il nostro prestigio. No, vabbè, perdiamo prestigio. Ferrara ha cancellato il diritto. Ok, hanno fatto il claim su Firenze. Benissimo, fermi. Abbiamo schiacciato chi? Chi? Qua sta cadendo. Vediamo dove sono i nostri nemici. Allora, siamo contro Dismachen, Offenburger, Jedishan. Non ne ho idea. Non ne ho proprio un'idea, però conviene tornare giù a Genova. Se Savoia è nostra, Alsazia, Drilling Mantova. Mantova, che si sta allenando. Brunswick, Heidelberg. Va bene, andiamo a schiacciare questi. L'obiettivo è terminare questa guerra, appunto, e poi... forse calmarci un pochettino perché l'aggressive expansion è bello alto. Perché dico questo? Perché il mio obiettivo potrebbe essere fare così. Così io faccio arrabbiare Genova, vabbè, chi se ne frega. Ferrara, Kissene, lo Stato Papale e Venezia. Venezia va a meno 50, come vedete, quindi potrei iniziare a migliorare le relazioni con la Repubblica di Venezia. Che così la tengo fuori, un po' fuori dal eventuali collision. Il Papa non mi interessa, Genova nemmeno. Ferrara s'adegua. Sarà la prossima. Ok, qua io non sto vincendo guerre però, perché scappano a quanto pare. Vabbè, torniamo a casa. Non ho assedi, qua Genova mi sta assediando chiaramente. Ah, Genova è qua, bene. Buono sapersi. Sta prendendo Sassari. Allora. Loro dove vanno? Questi. Di Oldenburg. Se io li attacco ora, vado in scontro, immagino. No, scompaiono. Strano. Ma non siamo in guerra. Ho detto una stronzata, non siamo mica in guerra. Oldenburg. Sì, in realtà sì. Che roba. Questi? Brunswick. Non lo so. Facciamo cadere. Genova è caduta. Benissimo, vediamo un po'. Se accettano di darmi cose. Allora, clear offer. Vorrei Genova. E Albenga? E Albenga. Corsica non me la danno, ma non mi interessa. Con Genova e Albenga io ottengo solo Genova. Eh sì, eh. Denaro.
Non me la danno. Se ti proponessi come vassallo, no. Ok, allora voglio Genova e Albenga. Assolutamente sì. E poi chiedo Warrap, no. Qualcosa tipo... Con chi sei alleato tu? Ma chi se ne frega. Denaro, non me lo dai. Allora dai, andiamo così. Prendiamo Genova e Albenga. Chiudiamo la guerra. Portiamo i nostri ragazzi a casa. La guerra per la conquista di Genova è terminata. Genova ormai credo sia solo in Corsica. Ok. Venezia si può inculare. Cosa succede qua? Pochi rivali. Lo so. Lo so bene. Il Papa. Il Papa è Napoli, Ungheria, Austria, Napoli, Papua o Napoli. Comunque, la Firenze si è espansa fin qua. Ci sarebbe Mantova. Mantova, entrerebbe l'Austria. Entrerebbe l'Austria. Potrei fare questo discorso qui. Chiudere così, in bellezza. Vediamo. Allora, rivali, Mantova. Mantova ha 7.000 uomini. Poi, 7.000 Mantova. Poi c'è la Svizzera. 9.000, fa 16.000. E poi c'è il Papa, appunto. 9.000. Quindi 25.000 uomini. Mentre tra me... E l'Austria? Li surclassiamo parecchio. L'Austria è in qualche altra guerra? No. Quasi quasi, io colgo l'occasione per chiudere, per prendere Ferrara e l'Abruzzo. Vediamo un po'. Dichiara, take Ferrara. Chiamo in guerra l'Austria. Che si fa? Lo facciamo? Sì. Facciamolo. La Svizzera non... Sono ben lontani. Facciamolo a questo punto. Allora, tutte le mie unità... Diamo come obiettivo all'Austria di prendere la Svizzera. Ah, non siamo ancora entrati in guerra, giustamente. Diamo Cremona. Mi dica. Ah, non sono ancora entrati. Sono entrati. Benissimo. Allora, scaliamo l'Austria sulla Svizzera e su alcuni territori sparsi, tipo Roma. Il resto lo pigliamo noi. Allora, i miei 17 uomini, 1000 uomini vanno a prendere l'obiettivo. L'Austria è già qui. Bravissimi. Di qua si fa prima? Mantova ha un forte. Bisogna buttare giù Mantova. E lo facciamo fare anche all'Austria. No? E noi cosa facciamo? Chi sei tu? Oldenburg? Qua non c'è nessuno in Svizzera. Quasi quasi. Andiamo a Berna. Che sono questi savoiardi? Austriaci. Cosa succede qua? Mettiti in pausa. National tax modifier meno, però prestigio annuale. Perdo 37 ducati, posso permettermelo? Sì. Qui cosa? Ah, mamma mia. Allora, prima di dimenticarmi. Albenga è stata data a Savoia. Vabbè, mi sono preso Genova. Prima di dimenticarmi, questo lo porto su. Devo fare core su Genova. New decision. No. Benissimo. Allora, qua come sono messo? Posso fare niente. Dove sei tu?
Superior Unitype, non ora. Non ora. Ah, non posso fare assedio perché non sono entrato in patria, giusto. E lì c'è la Svizzera, quindi la incrocio proprio in corso d'opera. Chissà se mi fa. Chi chiamiamo? Savoia. La chiamiamo in guerra, Savoia. Potrei. Potrei. Alliance. Call to arm. Non vogliono territori. Dai, chiamiamo in guerra anche i simpaticissimi. Mantova. Mantova è lì. Sta bloccando l'Austria. Noi dove siamo? Siamo qua. Ok. Bene, adesso si ragiona. Andiamo a prendere Mantova. L'Austria intanto sta andando a Roma. Bravissimi. Savoia. Savoiardi. Questo in Svizzera è stato papale. Potrebbero farmi uno scherzo, eh. Loro dove stanno andando? Genova. Vediamo un po' dove vanno. Intanto qua c'è uno scontro minimo. Forse. Ok. Qui. Lassù stanno prendendo l'Austria. Ma non è un problema grosso. La Savoia. Non mi dispiacerebbe se unisse a me. Però intanto facciamo cadere Mantova. Qui c'è qualcosa. Savoia. Beh, siamo in numero spaventoso rispetto a loro, quindi non vedo grossi problemi per questa guerra. Sinceramente. L'unica è stare attenti un po' a quando si aggregano, però in questo momento non ci sono pericoli. Aumentiamo un po' la velocità per vedere che succede. Meno 7%, credo sia il forte più impegnativo, quello di Mantova. Laggiù ancora è stata presa dagli austriaci che sono su Roma. Benissimo. Vorrei anche gli Abruzzi. Quindi poi lo diamo come obiettivo. L'Austria si prenderà dai territori molto probabilmente. Qua c'è lo Stato papale che sta rompendo le scatole. Oh, Ferrara, niente. Mantova è lì. Facciamo cadere i suoi forti. L'assedio di Mantova è occupato da Firenze. Perché? Boh, Ferrara è con noi? Ah, è stata. Ok, è stata presa dall'Austria. Possiamo spendere in una nuova idea, influenza, che non è male. E sì, potrebbe essere una buona idea, anche se conviene andare su Diplomacy Technology e quindi aspettiamo. Nel frattempo Mantova è caduto, non l'avevo visto. Prendiamo tutto il possibile. Ok, questa battaglia è finita. Facciamo cadere. Beh, intanto valutiamo. Io vorrei Ferrara. Ferrara cosa fa? Coalition. Ferrara andrà in coalizione. Genova pure. Stato papale pure. Venezia pure. Napoli pure. Venezia e Napoli non del tutto. Quindi quasi quasi mi tengo buono Napoli. Cos'è questo? Royal Marriage? No. Mi tengo buono Napoli, quasi quasi. Ci provo perlomeno. E Venezia. Ok. E cosa vorrei? La guerra che vorrei. Non ho diplomatici da mandare, no, infattibile. Mi serve un diplomatico da mandare. La guerra che vorrei. Io por vorrei portarmi a casa questi territori qui. Spostano di molto, sì, tantissimo. Questo sposta di meno. Ok, Mantova. No. Quindi questo è il territorio che mi servirebbe. Altrimenti posso prendermi Ancona. Ma il risultato è lo stesso. Quindi andiamo di Ferrara, così uniamo i miei territori. Questo è quello che voglio. Facciamoli cadere. Perdiamo tradizione repubblicana. Questa è caduta. Mantova è caduta. Modena. Modena è caduta. Anche Modena non mi farebbe schifo, eh. Però.
Collision è uguale. Tutte e due? Vediamo tutte e due cosa mi dà. Ferrara è ok, vanno in coalizione. Genova pure, Stato Papale pure. Tutti vanno in coalizione. Forse non entra Mantova, però. Muoviamoci con calma. Che facciamo? Che facciamo? Ha senso sprecare altro tempo? Forse sì. Facciamo cadere Ferrara. Chi è che posso chiamare? Francoforte? No, no. Francoforte mi serve. Oh, Mantovani. Perdo prestigio oppure guadagno prestigio, ma perdo amministrativi 30, 10 diplomatici, ma soprattutto perdo 79 ducati. No. Prestigio. Ok, teniamo un po' occupati Mantova. Vediamo di far cadere Ferrara. Chissà, Savoia. Savoia e Svizzera è meglio non toccarli. Stop, stop. Sto perdendo però punti, mi sa. Cosa mi serve per portarmi a casa Ferrara? Vincere qualche battaglia. Effettivamente. Andiamo a vincere qualche battaglia. Genova intanto ha fatto il core. Quando cade Roma il problema si dovrebbe risolvere. Ho perso. Ho perso il mio tizio. Questa qui l'investiamo. Sì. Vai. Territori. Assolutamente sì. Ok. 24.000. Stanno andando in giro, ma non c'è più nessuno. Vediamo se riesco a prenderne qualcuno. Qualche guerra. Questa è fatta. Ok, vinta. 50%. Oh, me la dai. Me la dai, me la dai, me la dai. Allora, Napoli al 53%, ma lo posso mitigare. Direi di chiudere così. Chiedere. Che cosa posso chiedere? Cose. O altrimenti potrei dire diventa mio vassallo, ma non credo accetti. No, assolutamente. No, allora, vorrei solo Ferrara, mi accontento. Ancora non me la dai. Siena non me la vuoi dare? Beh, Siena non è ancora caduta. Però siamo lì lì. Facciamo cadere. Facciamo cadere Siena. Vediamo che succede ora che è caduta Roma. Ok, caduta Siena, 71% di vittoria. Quindi adesso Siena me la daresti. La la. Non sarebbe male avere anche Siena. Ancona? Allora, vediamo un po' chi entra. Mantova entra, Napoli entra, Venezia, Genova, Stato Papale. Se prendo questo, entra anche la Svizzera, che comunque non mi preoccupa. Salisburgo, già peggio. Così, Genova, Napoli, Mantova. Se invece tolgo Ancona, Napoli quasi, Venezia quasi, quindi li posso mitigare. Li potrei mitigare e chiedere qualcosa di più. Allora, intanto vediamo se diventa mio vassallo. No. Anche se potrebbe. Se diventasse mio vassallo, però avrei tutti contro. Meglio di no. No, meglio di no. Prendo Ferrara. Che ha un valore 10. Minimo. Sono discorsi interessanti per me queste cose qui. Prendere roba. Allora, se prendessi entrambi, Modena e Ferrara, mi porterei comunque a casa gli stessi rivali. Con Napoli un po' più incazzato, Mantova non troppo. Potrebbe essere una strategia interessante. Vediamo un po' così. Poi chiedo denaro. Anzi, più che denaro. Cosa voglio? Rilascio Milano? Lo farebbe. Rilascerebbe Milano, che è qua.
però in realtà cioè Cremona diventerebbe Milano, ma non mi interessa. Poi vediamo un po' cosa c'è. Return Corn, Ferrara to Ferrara, no, non mi interessa. Cedere Provincia è quello che abbiamo appena fatto. Ok, togliamo qualche alleanza, tutte le alleanze. Chiediamo del denaro, chiediamo War Rep e chiediamo del denaro. Tanto denaro, tutto il denaro che hanno. Così facendo io mi porto a casa un bel valore. E lo facciamo. Fatto. Perfetto, ragazzi. Direi che con questo video abbiamo chiuso la parentesi delle guerre italiche per questo momento. Devo abbassare leggermente l'aggressive expansion, altrimenti mi aprono a metà. Cosa abbiamo portato a casa durante queste due guerre? Abbiamo portato a casa Genova, ottimo, che è anche un forte. Abbiamo portato a casa Ferrara e Modena, quindi siamo diventati un territorio a parte Sassari unificato. Genova credo abbia solamente elementi qui, perché non è più da nessuna parte, forse questo? Sì, è là Genova, e qui? No, questo è proprio Cipro. Ok? Quindi non male, non male come proprio per niente. Ora siamo una bella potenza. Fra un po' possiamo pensare di formare la Toscana. Prima di darvi il ciao ciao. Quanto costano? Direi di fare i core. Purtroppo. E gestire. Guarda che bel territorio però, mi sono fatto. E gestire eventuali autonomie. È già sopra. Questo è già sopra. Bene, non dovrei aver grossi problemi di ribelli, forse. Forse. Riportiamo i nostri cari a casa e gestiamo il manpower. Con questo io vi saluto. No. Con questo io vi saluto. Dovrei avere una missione da sbocciare, questo qua. Ok. Perché ho completato, ho espanso Firenze. Prendiamola e andiamo avanti. C'è qualcos'altro da prendere? No, direi di no. Bene, ok. Prossimo episodio, scegliamo il nuovo rivale. Probabilmente andrò da qualche parte in Africa e partiamo da lì. Dobbiamo espandere la nostra flotta. Assolutamente. E prima di dimenticarci. Qui abbiamo un balance alto, però i forti conviene spegnerli perché costano e non lo faccio mai. E infatti guadagno il doppio. Qui come siamo messi? 10 tra 10, benissimo. Come idee ci manca solo questa delle influenze. E poi la sceglieremo qualcosa di militare molto probabilmente. Al prossimo check. Qui siamo sotto, quindi spenderemo lì. Ciao a tutti, a prestissimo.